arte e cucina. Ci puoi spiegare questo binomio, soprattutto come nasce questa serata? Questa serata nasce perché pensiamo che l'arte possa essere espressa in vari modi diversi. Uno di questi sicuramente è la cucina, l'altro può essere la pittura, la scultura, quindi in pratica abbiamo invitato questi nostri amici artisti per poter appunto creare questo binomio, per fare in modo che le persone si avvicinino all'arte in un modo molto diverso dal solito. Quindi cercheremo noi chef e non solo, perché in cucina abbiamo anche alcune personalità tipo un neurochirurgo, c'è l'ex direttore della guida Michelin, ci sta una food blogger, Anna Maria Farina, che ci darà una mano, quindi sarà a parte una serata d'arte anche una serata per stare tutti insieme, per divertirci, e quindi attraverso questi nostri piatti con anche lo chef Nino di Costanzo, che è un grande artista della cucina mondiale, cercheremo di proporre, di far emozionare le persone nello stesso modo in cui possono emozionarsi tramite un quadro oppure una scultura. Quindi il senso proprio della serata è quello di intendere l'arte da vari punti di vista, e questo uno dei nostri è quello appunto della cucina. Con Angelo Garini parliamo del Samnium Resort e di questa serata che conia arte, bellezza e cucina. Allora, direi sicuramente un abbinamento perfetto in un luogo che mi è molto caro, perché posso dire che veramente all'interno di Samnium Resort non ci sia nulla che non sia stato pensato, disegnato e curato da me, quindi una collaborazione che va avanti ormai da molti anni, perché dopo aver realizzato tutti gli spazi principali stiamo lavorando adesso alla realizzazione di nuovi spazi che saranno, quindi lo dico in anteprima, l'enoteca. Fra l'altro ho proprio terminato poco fa di sistemare alcune cose, alcuni oggetti particolari che ho portato proprio oggi, e il ristorante alla veranda invece nel giardino che guarda verso le montagne. Quindi una serata dedicata alle eccellenze della cucina, all'arte, in un posto che, come dicevo, mi è molto caro perché è proprio un po' una mia creatura. Il menù prevede tante cose, perché in pratica ci siamo divisi un po' l'organizzazione di questo menù. Ci sarà Francesco Oliva, il sous chef dell'Eden, che ci preparerà i canapé, quindi inizieremo questi aperitivi preparati da lui. Poi ci sarà il direttore della guida Michelin, l'ex direttore della guida, e Anna Maria, che prepareranno un piatto invece tipicamente sannita. In pratica abbiamo trovato un fagiolo bianco di Montefalcone in Valfortore, abbiamo fatto una crema con del marino e ci abbiamo abbinato una guancia di vitellone bianco, sempre nostra sannita, dell'Appennino centrale, e lo andiamo a finire con una salsa all'aceto russo del Taburno. Poi lo chef Nino di Costanzo preparerà un piatto con del riso, però un riso con una cottura molto particolare, un colore bello vivo, proprio per avvicinarsi proprio a questo nostro concetto di cucina e arte. Poi ci sarà la mia brigata ed io, che invece prepareremo una faraona ripiena con dei funghi del Taburno, con la sua coscia, una crema sempre di funghi, una patata molto semplice e una salsa con un liquore che si produce qui a Cervinara, che è un liquore fatto con delle erbette aromatiche, quindi è davvero un piatto sempre molto legato al nostro territorio. Poi alla fine faremo un dolce tipico sempre nostro, una tartelletta costruita dal nostro pasticcere Salvatore Venerusco. Quindi è un menù che cerca di presentarsi da un punto di vista di ingredienti, di ricerca molto semplice e comprensibile a tutti, quindi utilizzando i prodotti del territorio, però allo stesso momento vengono utilizzate delle tecniche che fanno sì che questi piatti semplici possano arrivare anche nei grandi ristoranti.